Ciao a tutti qui Super Lupin 777, benvenuti con la finale del torneo Neverused. Finalmente ce l'ho fatta a caricare tutti i video prima di iniziare con Rubino e Zaffiro. Comunque, abbiamo Henry contro Robby, questi sono i finalisti. Henry usa il suo Kangaskhan, Lainun, Dusclops, Credili, Typhlosion e Vivillon, mentre Robby usa Piroar, Suello, Miltank, Sceptile, Xatu e il suo Kecleon. Quindi diamo subito il via alla lotta. Parte la sfida con Robby. Allora, quest'ultimo inizia subito con il suo Kecleon, come sempre, per fare il bruciapelo, mentre dall'altra parte troviamo un altro che usa sempre il bruciapelo, vale a dire Kangaskhan. Ormai abbiamo imparato a conoscere questi due Pokémon all'interno delle lotte precedenti e sono stati veramente formidabili questi due lead, soprattutto, diciamo, nei team di questi due giocatori. Comunque, prevedendo il bruciapelo di questo Kangaskhan, penso Robby decide di switchare nel suo Xatu e quindi attivare così la sua bacca che gli aumenta la difesa. A questo punto la frana di Kangaskhan arriva, il suo Xatu, lo Xatu di Robby va per il Trespolo per farsi di capire perché attacco sarebbe andato l'avversario, comunque ricaricare un po' la sua vita, vede la frana, vede il danno che gli può fare con frana, quindi con una mossa super efficace questo Kangaskhan, e allora dice: iniziamo a settare calmamente, così sono già più 1 velocità, settiamo un calmamente, sono a più 1 attacco speciale, difesa speciale, dopodiché posso ancora continuare con questo giochetto del Trespolo calmamente e poi andare a sparare veicola forza a tutta manetta, cioè a manetta su tutta la squadra avversaria. Quindi, ecco che arriva la frana di Kangaskhan, probabilmente Xatu è andato per Trespolo, ma tentenna, e questa è veramente una botta di sfortuna atroce per Robby, che stava facendo tutto bene con questo Xatu, ma purtroppo appunto questo tentennamento va a rompergli le scatole non poco. Ecco che entra in campo Miltank dalla parte di Robby a subire una frana. Kangaskhan intanto soltanto col danno della Sorbisfera si è portato praticamente a metà vita. Comunque sia, questo Miltank non subisce molto danno naturalmente dalla frana, ma lo sdoppiatore fa un brutto colpo e questa è un'altra botta di sfiga per il povero Robby, che avrebbe resistito altrimenti con più di metà vita, e questo sarebbe stata una cosa molto molto buona, perché a questa portata qualsiasi mossa di priorità, tranne Furtivombra perché non ha effetto, penso che avrebbe buttato giù il povero Miltank, perché anche se è un carro armato e il suo nome lo dice, cioè con così poca vita non poteva resistere. Ecco che entra in campo Typhlosion dalla parte di Henry, e a questo punto Miltank capisce che non può rimanere in campo perché Typhlosion lo avrebbe outspeedato e distrutto. Quindi entra in campo Piroar prevedendo la mossa di tipo fuoco che arriva, ma è troppo forte. Cioè la potenza di questa eruzione è talmente forte da mandare questo Piroar oltre la metà vita, quindi lo manda alla vita gialla e con un secondo eruzione questo leone lascia il campo di battaglia. Ecco che torna in campo Kecleon dalla parte di Robby. Forse lui sarebbe stata una scelta migliore per reggere un'eruzione e poi avrebbe potuto infastidirlo col suo bruciapelo e quindi depotenziare la sua prossima eruzione. Però fa niente, cioè non so come l'avrebbe retto questa eruzione. Certo è che questo Kecleon ha una difesa speciale molto più elevata di Piroar, nonostante sia danno neutro, penso che l'avrebbe retta meglio, perché forse anche col corpetto assalto, quindi non so. Vabbè, fatto sta che entra in campo Credili per reggere il bruciapelo, e a questo punto Kecleon viene sostituito, ma dall'altra parte viene sostituito pure Credili per mandare in campo Lainun. A questo punto con Xatu, se fossi stato in Robby, sarei andato per un attacco, perché spesso si vede questi Lainun usare Panciamburo, e infatti così fa. Quindi questo Lainun Shiny porta la sua vita a metà, ma massimizza il suo attacco. Quindi ecco, sarebbe stata una buona scelta andare per un attacco, anche se probabilmente non l'avrebbe mandato KO, perché un veicola forza, non so se è la sua unica mossa d'attacco. Comunque, se veicola forza dovesse essere l'unica mossa d'attacco di questo Xatu, non penso che avrebbe buttato giù questo Lainun senza avere nessun boost in alcuna statistica, quindi non lo so. Fatto sta che dall'altra parte entra in campo Sceptile e l'extra rapido più 6. Sceptile non poteva reggerlo, quindi se ne va in un turno, ecco. Dopo quei turni sfortunati all'inizio, Robby sembra avere perso un pochino la sua concentrazione avuta all'inizio, appunto in questi turni. Comunque arriva il bruciapelo su questo Lainun,
e a questo punto deve lasciare il campo di battaglia, altrimenti avrebbe perso il suo Pokémon con mosse di priorità. E decide anche di sacrificare Swello a questo punto Robby. Forse Miltank sarebbe stata una scelta migliore perché era già a pochi PS. Certo è che Miltank, cioè ho capito perché abbia mandato Swello piuttosto che lui. Miltank poteva ricaricarsi col buon latte, quindi è soltanto una questione di scelta. Forse ha fatto meglio a risparmiare su Miltank, non lo so. Fatto sta che Swello comunque va KO e di seguito anche Linoone, perché torna in campo Ginno e con un bruciapelo lo distrugge. A questo punto, vedendosi davanti un Dusclops e non volendo il suo attacco dimezzato, decide di switchare in Xatu, forse appunto prevedendo il fuoco fatuo, ma Dusclops, cioè Henry, sapeva di questo switch, quindi va per l'ombra notturna. Nice predict, per dirla all'inglese, e distrugge questo Xatu con un'ombra notturna, appunto. Ecco che Miltank arriva in campo e naturalmente riesce ad sfidare un Dusclops, e quindi con un buon latte riporta la sua vita al colore verde. Ma il fuoco fatuo a questo punto arriva, e il fuoco fatuo è veramente noioso per Robby, perché Miltank non può fare molto se scottato. Certo, può togliersi la scottatura con Rintocca Sana, soltanto che Dusclops ora se ne va per lasciare spazio a Deflution. Stavo facendo un'unione tra spazio e campo, ho fatto scampio, vabbè. Comunque sia, entra in campo proprio questo starter di fuoco, e a questo punto Miltank se la vedeva davvero male. Doveva scegliere se togliersi la scottatura, switchare o attaccare. Decide di attaccare, ma da scottato non poteva fare molto a questo Deflution, quindi il fuoco al colpo ecco che arriva e il corpo scontro di conseguenza riesce a paralizzare l'avversario. Questa è stata una fortuna per Robby, ma comunque non poteva fare più di tanto questo Deflution. Decide di rischiare, dice fuoco al colpo più paralisi, dai, magari non riesce ad attaccare, quindi andiamo per un buon latte e vediamo di fare qualcosa a questo Deflution. Tuttavia, dall'altra parte il fuoco al colpo non sbaglia. Cioè, se ho fatto due calcoli proprio veloci a mente così, quindi potrei averli sbagliati alla gran lunga, cioè non so se siano giusti. Comunque mi sembra un 52% di possibilità di attaccare era questo di Deflution col fuoco al colpo. Quindi fortunato, ma non troppo, perché comunque era più della metà delle possibilità di riuscire ad attaccare, ecco. Fatto sta che, ecco, Robby è stato un po' sfortunato durante questa lotta, ma insomma, non si può fare niente. L'Axe è Axe, insomma, è fortuna, non è che l'ha comandata Henry, sennò penso che, cioè, tutti avremmo fortuna. Un discorso senza senso, ma fatto sta che spero si sia capito. Comunque sia, questo Ginno subisce un'eruzione, va per il Furtivombra per buttare giù questo Deflution, ci riesce, e a questo punto il Riccio, no, un Istri, cioè tipo di tipo fuoco, lascia il campo di battaglia per dare spazio ad Dusclops, che sarebbe andato per il fuoco fatuo, comunque avrebbe distrutto questo Ginno senza alcun problema. Quindi Ginno ci prova ancora con un Furtivombra, ma l'Evolcondensa qua si fa sentire, è veramente molto forte. Dusclops va per il fuoco fatuo, appunto dimezza l'attacco di Ginno, e quindi per Robby si chiudeva ogni speranza di riuscire a sconfiggere Henry, purtroppo. Quindi ecco che ci riprova con un'altra Furtivombra per fare più danno possibile a questo Ciclope, e con un con un'ombra notturna seguita dal danno di scottatura, Ginno lascia il campo di battaglia. Questo segna la vittoria di Henry della lotta e del torneo. Quindi complimenti ad entrambi per le splendide lotte fatte durante il torneo, in particolare adesso ad Henry, che è riuscito a vincere. E niente, noi mi sa che ci vedremo con i giochi di nuova generazione al prossimo video. Ciao ciao!